E incominciamo a mettere i piedi sotto le ginocchia, sotto le anche. Quindi praticamente abbiamo i piedi che sono più o meno la distanza del nostro bacino. Adesso incominciamo innanzitutto a entrare nel nostro respiro. E poi il nostro respiro, in realtà, ogni volta che inspiriamo, espiriamo, si muove la pancia e andiamo a muovere anche il nostro bambino, a coccolarlo un po'. Quindi inspiro, porto le braccia, le scapole all'indietro, le avvicino nell'espiro. Svuoto dalla bocca e faccio defluire tutto il mentale, come se volessi svuotare la mente. Ancora inspiro. Faccio cadere le spalle verso il basso, mantengo il collo lungo, i muscoli del viso rilassato, un viso d'angelo. Ancora una volta, inspiro. Appoggio le mani sui fianchi e semplicemente incomincio un po' a dondolare da una parte e un po' dall'altra e a spingere il fianco sinistro e poi il fianco destro, a sentire anche come questo movimento ha i suoi effetti magari sulla schiena. E magari incominciamo a girare un po' in un senso, a sentire c'è una leggera attivazione addominale quando spingiamo il pubo in avanti, che per la gravidanza va bene. Quando si ha il pancione non va bene fare gli addominali. Se proprio volessimo, gli addominali potremmo farli entro il primo trimestre, quando l'utero è ancora piccolo ed è protetto dall'osso pubico, e cambiamo il senso. Ma adesso ci pensiamo dopo, poi agli addominali, ci rivediamo dopo che avete partorito e pensiamo agli addominali, al pavimento pelvico. Giriamo dall'altra parte, ancora una volta, e rimango in centro. Mi giro lateralmente solo per farvi vedere, perché adesso incominciamo dai piedi ad attivare la circolazione, proprio incominciando a muovere dal basso verso l'alto e a dare la spinta sulle dita dei piedi, su uno e poi l'altro. Spingo su una e poi spingo sull'altra e immaginiamo che piano piano questi fluidi incominciano a risalire verso l'alto, a essere più volenterosi di andare verso il cuore. Ed è come se camminassimo sul posto. E continuo a inspirare e ad espirare. E facciamo in modo che questa camminata sia un po' un allontanarsi dalla nostra giornata, dalle nostre faccende quotidiane. Se abbiamo altri bambini in questo momento, pensiamo solo a questo bambino, dedichiamo a questo bambino questo tempo, questa pratica, e anche il modo per conoscerlo, per sentirlo e per sentire anche come il nostro corpo risponde a questi movimenti e come ci sentiamo. Ancora una volta e l'ultima volta. Benissimo, se avete una parete potete usare una parete anche, altrimenti e appoggiarvi. Nell'inspiro, sempre mantenendo i piedi un po' distanti, spingo all'indietro, appoggio le mani sulle ginocchia e rimango con le spalle lontano dalle orecchie e lo sguardo è in diagonale, rivolto verso il basso. Mantengo la colonna lunga, mantengo la cerco di non creare compressione, ma di avere tanto spazio tra il coccige e le spalle. Posso appoggiarmi se sono troppo... ce l'avete un muro dietro? Incominciamo ad appoggiare. Inspiro e nell'espiro spingo verso l'alto. Appoggio le ginocchia, inspiro, scendo. E espiro. Allungo verso l'alto. E questa posizione nello yoga in sanscrito si chiama Uktanasana, è la posizione della sedia. Ancora un espiro e l'ultima volta, rimango questa volta. Possiamo appoggiarci
con i glutei al muro, oppure se vogliamo fare un pochino di più di fatica, rimanere invece con i glutei staccati dal muro, sentire le gambe attive, i glutei un po' attivi. E nel prossimo espiro allungo verso l'alto, incomincio di nuovo a camminare. Stiamo un po' risvegliando i nostri muscoli, le nostre gambe, un po' con la sedia, la posizione della sedia, e un po' con questa camminata andiamo a stimolare le dita dei piedi, l'arco plantare, le caviglie e i polpacci. Ancora una volta e rimango. Questa volta facciamo una piccola variante. Inspiro, allungo le braccia verso l'alto e nell'espiro, come se raccogliessi le energie e le portassi al centro del mio petto, spingo all'indietro gli ischi e rimango questa volta con le gambe che sento forti. Rimango qualche respiro. Se vi vengono contrazioni mentre stiamo facendo la pratica e vi dà fastidio, cercate allora di un muro, spostatevi e incominciamo un po' ad appoggiarvi. Non è il momento questo di fare cose rocambolesche, è il momento di stare bene, di pensare alla salute nostra, perché questo si riflette inesorabilmente sulla salute del nostro bimbo. Inspiro grande e nel prossimo espiro allungo. Apro le piante dei piedi e ho le punte dei piedi extra ruotate. Inspiro, scendo verso il basso, ok, e porto le caviglie sopra, le ginocchia sopra le caviglie, e nell'espiro vengo su. Incominciamo a nuotare qualcosa nel nostro, il fondo della nostra scatola digestivo generativa, del nostro addome, il pavimento pelvico. Gli ischi si allontanano, è come se qui un po' la porta si aprisse, e nell'espiro invece immaginiamo di chiudere e di far risalire tutto verso l'alto. Ancora inspiro, vengo giù, apro le ginocchia, bravissime, mantengo la colonna dritta, ok, sento le gambe forti, sto facendo lavorare anche l'interno coscia. Adesso espirando chiudo il pavimento pelvico, spingo verso l'alto e vengo su. Proviamo ad aggiungere le braccia, inspiro, apro e scendo, espiro, porto le mani al centro del petto, si chiama Anjali Mudra. Ancora una volta, inspiro, apro le braccia, è come se fossi una stella, e nell'espiro rimango con le mani in Anjali Mudra. Nel prossimo inspiro scendo, ovviamente più scendo più farò fatica e più sentirò qui un po' aprirsi, e incomincio a dondolare da una parte. È solo un esperimento, non è che succede niente, però certe volte io parlo e descrivo delle sensazioni in modo evocativo, magari voi le sentite queste sensazioni o magari non le sentite, non importa, però vi racconto quello che succede. Dondolo un po' da una parte e un po' dall'altra. Ancora una volta e fuori l'aria. Avvicino, porto le piante dei piedi che puntano in avanti, appoggio le mani sul bacino. Nel prossimo inspiro spingo un pochino all'indietro il bacino e porto la schiena e il dorso paralleli al pavimento. Immagino che ci sia un filo che mi tiene, mi tira dal centro del capo in un senso e il coccige nell'altro senso, mantengo la colonna lunga. Se avessimo i blocchi, ma questa, potremmo appoggiare le mani a terra, se vi sentite potete appoggiare le mani a terra, ci arrivate, perché di solito lavoriamo poi con i blocchi e possiamo rimanere così, ma questa è una lezione in cui non abbiamo preparato tutti. Piego le ginocchia, appoggio le mani sulle ginocchia
e nel prossimo espiro vengo su, mi giro 90 gradi verso sinistra, giro il piede sinistro e giro anche il piede destro, inspiro allungo e nell'espiro piego il ginocchio anteriore, rimango con le mani una contro l'altra, mantengo, se ho mal di schiena posso piegare il ginocchio posteriore, mantenere la schiena piatta, sentire le gambe forti. Rimango qualche respiro, inspiro dalle narici, espiro dalle narici. Ancora un inspiro e nel prossimo espiro torno, inspiro apro questa volta le dita con le gambe estese e nell'espiro extraruoto i piedi e torno, questa è la posizione della dea. Ancora una volta inspiro, allungo verso l'alto e vengo giù. Ancora l'ultima volta inspiro e questa volta nell'espiro mi giro, piego il ginocchio anteriore, posso piegare il ginocchio posteriore e mantenere la colonna dritta, se invece non avete problemi di schiena posso estendere la gamba dietro mantenendo il tallone sollevato, come preferite voi. Quindi mal di schiena, ginocchio piegato, se sto bene con la schiena mi sento, posso rimanere invece in questa posizione che si chiama Virabhadrasana 1, è la posizione del guerriero. Ancora un inspiro e questa volta nell'espiro ritorno in centro. Benissimo. Inspiro allungo verso l'alto e espiro appoggio le mani. Posso piegare leggermente le ginocchia se non mi sentite, extraruotare le punte dei piedi, spingere un filino all'indietro e ritornare con la colonna. Posso appoggiare le mani a coppa con i polpastrelli a terra, sempre che non vi dia fastidio portare la schiena la testa sotto il bacino, ad alcune mamme dà fastidio, non siamo tutte uguali. Inspiro e nel prossimo espiro mi giro verso sinistra, piego il ginocchio anteriore, appoggio il ginocchio posteriore a terra e ho praticamente il ginocchio sopra la caviglia, appoggio le mani. Posso stare un pochino più indietro, posso stare un po' in avanti, oppure posso un po' dondolare, sperimentare. Incominciamo ad aprire, ad allungare un muscolo profondo che si chiama ilo psoas, che sta sotto i nostri addominali. Vogliamo avere questa parte libera da tensioni muscolari, proprio per fare in modo che siamo molto responsive, che il travaglio andrà bene, che il parto andrà bene, quindi ci vogliamo muovere e mantenere elastiche e sinuose per quello che possiamo. Quindi vado un pochino avanti e nell'espiro un pochino indietro. Ancora inspiro e fuori l'aria. Rimango qualche respiro in questa posizione. E ho il ginocchio, se siete delicate, perché può essere che durante la gravidanza noi lo siamo, possiamo prendere un cuscino e metterlo sotto il ginocchio, perché magari il ginocchio è un po' sensibile, è un po' delicato, mi dà fastidio, posso rimanere in questo modo. Spingo con le mani, sorreggo un po' il busto, spingo verso l'alto. Appoggio adesso la mano destra di fianco al piede sinistro. Posso anche stare un pochino più così e tenere il piede un pochino aperto. Devo avere qui spazio per la mia pancia. Adesso inspiro grande e nel prossimo espiro allungo il braccio sinistro, spingo con la mano destra verso il basso, allungo il braccio sinistro. Ancora un inspiro
e nel prossimo espiro mi ritrovo in quadrupedia. Incomincio a dondolare un po' a sinistra, un po' a destra. E immaginiamo di disegnare con il coccige un cerchio nella parete dietro di noi. Quindi cominciamo a muovere il bacino un po' in tutte le direzioni per disegnare questo coccige, a sperimentare la libertà di movimento. Siamo magari un po' timide nel muovere il bacino durante la nostra giornata, quindi ci dobbiamo prendere questa occasione adesso, sentire anche come sia più leggera questa posizione, perché l'addome, il pancione, il pancino cade un po', si allontana dai centri nervosi, non preme sulla colonna. E cambiamo il senso di rotazione, andiamo dall'altra parte. E spingiamo in fuori, poi verso l'alto, in fuori, verso a destra, il coccige verso il basso. E ancora cerchiamo la mobilità del nostro bacino, senza forzare, ci sentiamo liberi di muovere il bacino come ci piace. E poi ritorniamo un po' a spingere un po' di qua, un po' di là. Ecco, questa magari è una posizione, anche queste ondulazioni da una parte e dall'altra, che ci possono aiutare nel travaglio. E ve lo racconto per esperienza personale, perché a me mi hanno aiutato con la seconda gravidanza. Avevo una brava ostetrica che mi faceva fare queste cose. Proviamo a scendere, allontanare le mani e a piegare il braccio destro, appoggiare la fronte sull'avambraccio destro e magari un po' a ruotare da una parte e dall'altra, a sentire un po' la schiena in allungamento, ad aprire la curva toracica. A respirare profondamente, possiamo anche rimanere fermi adesso e cercare di concentrarci di più sull'allungamento della colonna toracica. E nel prossimo espiro avvicino, ritorno in quadrupedia. Allontano un po' le ginocchia, apro le ginocchia in fuori e piano piano incomincio. Se volete potete prendere il cuscino, anche magari piegarlo un po' e ci sediamo un po' con le ginocchia aperte, ci sediamo su questo cuscino, bravissime. Appoggiamo le mani e apriamo le ginocchia tanto quanto ci sentiamo a nostro agio. Ovviamente sentiremo un po' di apertura nell'interno coscia. E adesso magari, se ci sentiamo a nostro agio, possiamo provare a fare un passo in avanti. Magari un altro passo in avanti, addirittura magari appoggiare i gomiti a terra, ognuno secondo la propria flessibilità. Qui abbiamo sempre un po' di spazio per la nostra pancia, per il nostro bambino. Guardiamo verso il basso, teniamo le spalle lontano dalle orecchie, i gomiti che puntano sul tappetino, quindi non siamo così, ma un po' spingiamo, siamo attive. E sentiamo un po' la zona inguinale, la zona dell'interno coscia diventare piano piano impercettibilmente un po' più distesa, un po' più lunga. E anche questi allungamenti aiutano e favoriscono la circolazione, anche tutto questo lavoro, anche quando non ci muoviamo. Però apriamo e allunghiamo i vasi in cui tutto scorre. Nel prossimo espiro torno in centro, appoggio le mani, salgo con la colonna, chiudo le ginocchia e arrivo e ritorno in quadrupedia. Questa volta, se posso, faccio un passo in avanti con il piedino destro. Appoggiamo le mani sul ginocchio,
magari il piede un po' aperto a seconda del pancino o pancione. Cominciamo a fare un po' in avanti e un po' indietro. E come prima andiamo a prendere il nostro muscolo, il nostro iliopsoas. È un muscolo molto importante in realtà anche proprio per il parto, perché sono due muscoli, all'interno c'è l'utero, è come se fosse un binario che aiuta il bambino a uscire. Non so se avete mai sentito parlare di questo muscolo, magari no. Chi fa la corsa di solito lo conosce, perché è un muscolo, insomma, che si conosce. Benissimo, adesso nel prossimo espiro appoggio la mano sinistra, magari apro un po' il piede, avere lo spazio qua in mezzo, e nel prossimo espiro ancora allungo il braccio destro, la mano attiva, rimango qualche respiro. Ancora un inspiro e nel prossimo espiro torno e mi trovo seduta sui talloni, oppure posso mettere anche un cuscino se mi danno fastidio le ginocchia e mi posso sedere in questo modo. Adesso io lo toglierò così mi muovo più agilmente, ma potete fare aggiustare come per sentirvi più a vostro agio. Adesso nel prossimo inspiro porto le mani in avanti, apro, spingo il centro del petto in diagonale verso il soffitto, avvicino i gomiti fra di loro, avvicino le scapole, spingo verso l'alto e nell'espiro invece ritorno con le mani in appoggio sulle ginocchia. Ancora inspiro, lascio cadere all'indietro. Espiro, come se fosse una danza in sincronia tra il respiro e il movimento della gabbia toracica e delle braccia. E vogliamo che la nostra gabbia toracica non sia una gabbia in realtà, ma sia una cassa toracica flessibile, capace di accogliere il respiro. Ancora una volta inspiro, spingo verso l'alto e nell'espiro appoggio le ginocchia a terra. Io rimanete così, io mi giro di fianco a voi. Adesso nel prossimo inspiro stendo il braccio destro e cado lateralmente come se volessi appoggiare il gluteo destro a terra, ma in realtà non ci riesco. Mantengo la mano sinistra a terra, allungo il fianco, se posso lo sguardo rivolto verso il soffitto e apro un po' questo fianco, sento i muscoli intercostali un po' diventare un po' più lunghi. E questa è una posizione asimmetrica, quindi questo lato del costato che guarda il soffitto è quello che è più in allungamento. E quando inspiro sentirò ancora più apertura e quando espiro invece un pochino. Ancora un inspiro. E nell'espiro torno in centro, questa volta inspiro allungo il braccio sinistro, la mano a terra e nell'espiro dall'altra parte come se volessi portare a terra il gluteo sinistro, lo sguardo rivolto verso il soffitto. Stessa cosa, e mentre inspiro ed espiro nel costato sentirò anche magari la risposta nei muscoli del fondo schiena, il quadrato dei lombi, nella parte bassa della schiena. Ancora un inspiro e nel prossimo espiro appoggio, scendo e porto le gambe davanti a me, le mantengo divaricate e per farvi vedere mantengo le mani e sostengo con le braccia un pochino la colonna, inspiro grande
Adesso andiamo a prendere i glutei e i muscoli profondi dell'anca e nell'espiro scendo da una parte. Inspiro grande e nell'espiro scendo dall'altra. Guardate che incomincio un po' a girarmi. Inspiro grande e nell'espiro da una parte. E adesso proviamo ad aggiungere anche un braccio. Inspiro e nell'espiro. Ancora, inspiro e nell'espiro le braccia lunghe, la colonna lunga, ancora una volta, inspiro l'ultima volta e nell'espiro rimango. Sono un po' in rotazione, quindi vado a lavorare sulla fascia, sulle due fasce laterali. Ritorno in centro, rimango con... Adesso mi giro frontalmente, rimango con la... abbiamo capito la posizione. Inspiro, mi giro su un lato, questa volta appoggio le mani davanti ed è come se volessi nell'espiro un pochino scendere verso la tibia. La tibia è parallela alle mie spalle, posso appoggiare oppure posso rimanere. E quello che vado a sentire in questo momento è proprio il gluteo e tutti i muscoli profondi che ci stanno dietro. Che voglio andare un po' a rilassare, e se vogliamo farlo in maniera più attiva questo movimento, questa gamba in realtà non è appoggiata a terra, ma spinge, il ginocchio spinge, il piede spinge verso il tappetino. Quindi io ho un po' un allungamento, ma in contemporanea ho anche un po' di tono nel gluteo, quindi contraggo un pochino il gluteo per, come se volessi allontanare la gamba e il pavimento da me, ma nello stesso tempo rimango un po' in questa posizione. Inspiro, rilasso tutto e nell'espiro attivo la gamba e spingo verso il basso. Proviamo a farlo ancora una volta. Inspiro e nell'espiro spingo quella gamba. Le spalle sono lontane dalle orecchie. Nel prossimo inspiro vengo su e ritorno in centro, ruoto dall'altra parte e espirando appoggio le mani. Incomincio a prendere un po' di confidenza con questa posizione, quindi magari da qui, se mi sento, posso andare un filino più avanti con le braccia allo spostare le mani dalla mia tibia. E poi, se posso ancora riuscire, posso appoggiare i gomiti a terra, altrimenti, ve l'ho detto prima, non è il momento di sforzarci, è il momento di sentire, la sensazione deve essere quella di un po' di allungamento, ma che non mi fa male, è un po' di allungamento e basta. Adesso proviamo a fare attivamente anche il discorso del gluteo, quindi inspiro e nell'espiro spingo la gamba sul tappetino mentre rimango nella posizione, non vedo niente che si muove, è solo il mio respiro. E rilasso nell'inspiro ancora, espirando spingo con la gamba. Ancora l'ultima volta, inspiro e fuori l'aria, torno in centro. Questa volta appoggio le piante dei piedi una contro l'altra, afferro con le mani la punta delle dita dei piedi e incomincio ad ondulare un po' da una parte e un po' dall'altra. E mentre fate questo, mentre facciamo questo, quello che sentiamo, l'appoggio di un osso qui sotto è l'ischio sinistro e l'ischio destro. Sentite queste due ossa? Perché vi faccio sentire queste due ossa? Perché queste due ossa sono due dei quattro punti che descrivono il perimetro osseo del nostro pavimento pelvico, dove c'è la vagina, c'è l'ano e c'è l'uretra, la vescica. Quindi questi quattro punti ci interessano perché descrivono una zona che a noi interessa. E questa diciamo che è l'ampiezza del nostro pavimento pelvico. Poi se vado indietro e vado in avanti, allora indietro sento il coccige, in avanti adesso non ci arrivo, avrei dovuto mettere magari
un asciugamanino da bidet piegato più volte per sentire il pube, perché questa è l'altra dimensione, da coccige a pube, che so che non arriva mai qua, ma non riesco proprio a toccarlo ancora sul tappetino, ma è l'altra dimensione. Sentite mentalmente quanto è la distanza tra il coccige e il pube. Quindi questa è l'altra dimensione del nostro pavimento pelvico. Quindi in mezzo a questo perimetro osseo c'è il nostro pavimento pelvico, c'è la nostra parte di tessuto, la parte muscolare, e dove c'è la porta della nascita. Cioè, questo è un po' lo stipite della porta. Il nostro bambino uscirà da questa zona. Adesso stendo, prendo con l'alluce, incomincio ad accompagnare la gamba. Magari non riesco a stenderla, posso scendere con la gamba e rimanere con il piede a martello perpendicolare al pavimento. Ok, appoggio le mani, appoggio una mano sulla tibia, nell'inspiro allungo il braccio destro. E nell'espiro l'abbiamo già fatto, questa volta però abbiamo aggiunto la gamba. Incomincio a scendere un po' lateralmente, a sentire un po' l'apertura dell'interno coscia, a far muovere un po' la nostra colonna. Inspiro grande ed espirando mi giro verso la gamba. Quindi ruoto le spalle e nell'espiro scendo un pochino in avanti. E ognuno sentirà delle cose diverse. C'è chi sente più la gamba piegata, il gluteo, chi sente un po' la schiena. Ancora nel prossimo inspiro torno, porto le mani vicine, facciamo un po' la farfallina, quello che magari facevate come gioco quando eravamo piccole. Facciamo scendere un po' le ginocchia verso il basso, vogliamo aprire un po' gli adduttori, l'interno coscia. Adesso inspiro, con la mano sinistra spingo leggermente sul ginocchio, mentre il ginocchio spinge come se volesse allontanare la mano. Quindi inspiro grande dalle narici e nell'espiro mano sul ginocchio, ginocchio su mano, leggero. E rilasso. Proviamo a farlo dall'altra parte. Appoggio la mano, inspiro e nell'espiro la mano spinge sul ginocchio, ma il ginocchio si ribella e vuole tornare verso l'alto. Questo è un po' un gioco di magia che qualche volta fanno i nostri fisioterapisti quando vogliono allentare le tensioni. Torniamo in centro, proviamo a fare la farfallina. Magari ci accorgiamo che siamo un po' più lunghe, i nostri adduttori hanno cominciato ad allungarsi un pochino. Adesso con le due mani, le due dita della mano destra, afferro l'alluce destro, incomincio ad aprire e a stendere la gamba e ci ritroviamo dall'altra parte. Apro la gamba e mantengo il piede a martello. Appoggio la mano, inspiro, allungo il braccio, bravissime, e nell'espiro incomincio a scendere, ad allungare, come se volessi afferrare con la mano qualcosa di lontano, quindi un po' a salire e a girare. Ritorno a sentire il mio respiro, e rimanere nel mio respiro significa anche rimanere più in questo momento presente, un po' aiutare la mente a rimanere, a non girovagare con i pensieri, ma a rimanere qui sul nostro tappetino, con il nostro bambino e con la nostra fisicità. Torno in centro. Porto la gamba che era aperta, la chiudo e la porto è un po' aperta perché devo avere sempre un po' lo spazio per il mio pancino, ma porto il piede all'altezza del ginocchio e nel prossimo inspiro porto le braccia oltre la testa.
Bravissime. Nell'espiro appoggio le mani e scendo leggermente. Non guardo in avanti, ma guardo verso il basso. Mantengo il piede, la gamba. Io posso andare avanti e posso tenere la gamba dritta, ma se ho il pancione, apro un pochino la gamba e scendo verso il basso. Sto allungando un po' tutta la fascia posteriore della gamba estesa. Sto aprendo un po', allungando anche tutta la zona lombosacrale. E nel prossimo inspiro torno in centro, stendo entrambe le gambe, appoggio le mani sulle cosce. Siccome siamo sedute tutto il giorno, la maggior parte di noi, non so che lavoro facciate, ma di solito siamo un po' sedute in questa posizione sulla sedia. Adesso cerchiamo di invece di stare un pochino più dritte e di far cadere le spalle verso il basso, di avere lo sguardo parallelo al pavimento davanti a noi. Se abbiamo bisogno di raddrizzare le spalle, possiamo fare questo movimento. Inspiro, faccio cadere le spalle verso il basso. E quando state veramente dritte così, sentite una leggera attivazione addominale, che comunque va bene per la gravidanza. Da questa posizione inspiro, porto le braccia oltre la testa. Se vi sentite troppo affaticate in questa posizione, potete mantenere le mani al centro del petto in Anjali Mudra. Se invece state bene così, possiamo lavorare un po' sulle spalle, spingere all'indietro, aprire un po' il centro del petto. E adesso nel prossimo inspiro solleverò di pochissimo i talloni da terra. Vedete che qui ci passa un dito. Ho i quadricipiti attivi e la schiena dritta e spingo le mani verso il soffitto. Sembra niente questa posizione, ma se fatta bene è una posizione che in realtà ci serve, ci fa un po' faticare. E nel prossimo espiro, benissimo, questa volta piego l'altra gamba e come sempre allargo un pochino questa gamba a seconda di quanto spazio io abbia bisogno. Appoggio le mani e nell'espiro scendo un pochino in avanti e rimango con lo sguardo in diagonale rivolto verso il basso per allungare anche il collo, perché vedete che quando sono così qui sto comprimendo. Allora spingo un po' il mento retratto, come se cercasse lo sterno. Vi chiedo di mettervi in muto se possibile e rimango. Ancora un inspiro, nel prossimo espiro ritorno e vengo su. Ancora lavoriamo sulla postura, facciamo un po' questi movimenti per sciogliere. Inspiro e fuori l'aria. E quando fai fuori l'aria spingo verso l'alto, faccio cadere le spalle verso il basso. Inspiro, spingo un po' all'indietro, queste anche qui, le creste iliache vanno un po' all'indietro. Espiro, spingo verso il basso. Lo facciamo ancora una volta, inspiro. Espiro. Quando sento la colonna lunga, e siccome se volessi, c'è un filo che mi tira verso dal centro del capo verso il soffitto. Inspiro, porto le spalle, le braccia oltre la testa, le mani oltre la testa, sollevo i talloni da terra, mantengo i quadricipiti attivi e espiro. Ancora una volta, inspiro, porto le braccia oltre la testa. E fuori l'aria. Benissimo. Mi giro su un fianco. Porto le mani. Scendo con il supporto di questa mano su un fianco.
e adesso mi giro a pancia in su. Prima muovo un ginocchio, poi l'altro ginocchio e mi ritrovo pancia in su. E adesso, se avete la coda come me, o ce l'avete molto alta, oppure sciogliete i capelli per avere la testa che riesce ad appoggiare bene sul tappetino. Con i due pollici, prendiamo i pollici da sotto le orecchie e facciamo questo movimento. Guardatemi, guarda, qui si vede tanto la gola, la gola che guarda il soffitto, ma io vado un po' ad allungare la cervicale e a portare il mento che guarda un pochino verso lo sterno, e ho veramente il collo lungo. Faccio la stessa cosa per il bacino, prendo sempre i due pollici, li metto e faccio questo movimento, appoggio bene il sacro a terra. E questa posizione è di scarico completo. Ci sono alcune donne che in questa posizione hanno pressione alla vena cava e la sensazione è quella un po' di testa leggera, quasi di svenimento. Se questo è il vostro caso, mettetevi su un fianco e aspettateci lì, altrimenti possiamo stare in questa posizione ed espirando a richiamare prima un ginocchio verso il petto e poi l'altro, con le gambe leggermente divaricate abbraccio le ginocchia con l'incavo dei gomiti e incomincio un po' ad ondulare da una parte e dall'altra. Facciamo un po', cantiamo un po' la linea Lalanda al nostro futuro bimbo. Intanto stiamo aprendo le cosce, allungando quindi l'interno coscia, anche un po' allungando la zona del sacro, che adesso andiamo a prendere con un'altra posizione. Chiudo le gambe, prendo un cuscino e lo preparo alla mia destra. Adesso scendo prima con un ginocchio e poi scendo con l'altro ginocchio, appoggio tutte e due le ginocchia sul cuscino, apro le braccia a croce e lo sguardo, se volete, è rivolto verso la mano sinistra, quindi le ginocchia sono a destra e la mano e lo sguardo è rivolto verso la mano sinistra. Quindi siamo un po' in rotazione delle spalle rispetto al bacino. E quello che andiamo a prendere è ancora tutta la zona del gluteo e un po' della schiena. Rimango qualche respiro in questa posizione. Se posso, nell'espiro come se mi lasciassi cadere sul nostro tappetino, come se sentissi il peso di tutto il corpo sul tappetino, delle braccia, delle mani, delle spalle, del bacino, delle gambe. E quando inspiro, nella salita dell'inspiro, sperimento anche allungamento nel fianco che guarda il soffitto, il fianco sinistro, apertura delle anche e anche un po' di movimento nell'addome. Ogni volta andiamo a dare un piccolo abbraccio al nostro bimbo nell'inspiro e nell'espiro, questa volta con la mano incomincio a prendere un ginocchio, a portarlo verso il centro, a prendere l'altro, a spostare il cuscino. Tengo il ginocchio destro questa volta, scendo col sinistro e poi mano a mano scendo col destro e mi ritrovo esattamente dall'altra parte. Poi magari ci accorgiamo che abbiamo un lato del corpo che è diverso dall'altro. E anche qui ritorno a sentire il respiro, come se fosse un'onda del mare che si infrange sulla spiaggia. L'onda, quando arriva l'onda che cresce sulla battigia, è il nostro inspiro, e quando l'onda si ritira il nostro espiro ritorna nel mare. Ancora un'altra onda in inspiro e nell'espiro ritorno. Afferro un ginocchio
e poi l'altro, appoggio entrambe le ginocchia a terra. Riposiziono un po' la testa come abbiamo fatto col movimento delle pollici e allungo bene anche la zona del sacro a terra. Nel prossimo inspiro stendo la gamba destra e posso afferrare la gamba da dietro la coscia e tirare un pochino verso di me, oppure se mi sento più flessibile posso salire al polpaccio o addirittura alla caviglia. Rimanere l'importante non è salire tanto, non è importante quanto saliamo con le mani e quanto ci avviciniamo con la gamba al busto, l'importante è mantenere la forma della colonna, quindi le spalle rimangono a terra e devo rimanere a mio agio in questa posizione, quindi posso scendere, posso ancora scendere, non irrigidisco il collo e soprattutto quando la stoffa è un po' corta, quello che succede è che invece di stare così, visto che la stoffa è corta e tira, rimango così, ecco, invece no, voglio mantenere la colonna lunga, le spalle a terra e rimanere nel mio respiro. In questa posizione anche un po' di riflusso che torna, circolazione linfatica e venosa viene aiutata da questa posizione con le gambe sollevate, e nell'espiro appoggio a terra, inspiro piego il ginocchio sinistro, stendo la gamba e nell'espiro avvicino la coscia oppure avvicino il polpaccio o ancora vado a prendere la caviglia, come volete, non c'è problema, vengo a vedervi. Bravissime. Rimango qualche respiro, tanto defatico la colonna e aiuto la circolazione della gamba sinistra in questo senso. Potete anche sperimentare posizioni diverse poi. Del piede a martello e quindi sentirò più allungamento nel polpaccio oppure tenere il piede in posizione naturale come ci viene. Piego il ginocchio e nel prossimo espiro appoggio. Adesso se avete un muro volevo farvi vedere una posizione che magari vi può essere così, ve la tenete lì, ve la portate a casa, ve la tenete per le prossime volte. Quindi io mi devo girare verso il muro, si può fare anche con una sedia eventualmente, se avete uno sgabello, una sedia si può utilizzare anche quella. Quindi adesso io dovrei rimanere così, avere i piedi appoggiati al muro, però per farvelo vedere mi giro dall'altra parte, quindi salgo su un fianco, vengo su e cerchiamo la nostra posizione, quindi mi giro da questa parte, appoggio a terra. Ok, potrei avere, ecco, mantengo i piedi appoggiati al muro oppure potrei avere le gambe appoggiate su una sedia. Mi sdraio a terra, posso prendere il mio cuscino e anche metterlo un pochino sotto il coccige in questo modo e rimanere con le mani rivolte verso l'alto, quindi ho le spalle aperte, sono leggermente extra ruotate e questa posizione ve la consiglio la sera quando dopo tutta la mattina siamo più sgonfie perché siamo state sdraiate per tutta la notte, ma la sera incominciamo a raccogliere un po', a sentire un po' di pesantezza nelle gambe. Quindi magari semplicemente 10 minuti, un quarto d'ora la sera con i piedi sollevati, potete mettere una mano al centro del petto e una mano sul vostro addome, sul vostro ventre, mettere una musica che vi piace e ritagliarvi questi 10 minuti
semplicemente rimanendo nel vostro respiro, dalle narici senza costringere il respiro, rimanere semplicemente osservatrici del nostro respiro, dell'inspiro e dell'espiro. Siamo coscienti di quando inspiriamo e di quando espiriamo. Di solito durante la giornata lo facciamo in maniera involontaria. Adesso osserviamo quando nasce spontaneamente l'inspiro e quando arriva spontaneamente l'espiro. E magari in questa semplice osservazione, senza interferire, il nostro respiro a poco diventa un pochino più lungo e un pochino più profondo. Intanto le gambe un po' si ha un'azione defaticante questa posizione. Ancora un inspiro, adesso non la terremo per così tanto tempo, ma ci tenevo a farvela vedere. Appoggio le piante dei piedi a terra, porto il braccio oltre la testa e lentamente mi giro su un fianco, appoggio la mano e con questa mano nell'inspiro spingo la mano e piano piano salgo e mi porto nella posizione seduta con le gambe incrociate. Posso tenere il cuscino sotto i glutei, posso mantenere la simmetria nei piedi, che questo si riflette nel pavimento pelvico, appoggiare le mani e adesso vorrei che insieme facessimo un mantra. Potete farlo, potete ripeterlo con la voce oppure potete ripeterlo mentalmente. Mantra è una parola in sanscrito, man è mente e tra è vibrazione della mente. Quindi nella tradizione yogica i mantra, quindi ci sono delle frasi che sono ripetute perché vogliono direzionare la mente e metterla a fuoco nella direzione in cui noi vogliamo andare. Ancora se vi è scappato il muto, vi chiedo di rimettervi in muto. Quindi appoggiamo le mani sulle ginocchia e lasciamo ancora una volta cadere le spalle verso il basso, a portare il mento leggermente retratto, a mantenere lunga la colonna e a ripetere nella nostra mente, oppure è ancora più potente se lo ripetete ad alta voce: io partorirò con amore. Io partorirò con amore. Io partorirò con amore. Possiamo mettere le mani sul nostro ventre e salutare mentalmente il nostro bimbo. È un'avventura questa che state facendo insieme. E uno aiuta l'altro. Il bambino non viene partorito. Il bambino nasce insieme all'aiuto della mamma, ma anche lui fa dei movimenti, si muove, si ruota, spinge per nascere. Apro gli occhi, lo sguardo rivolto verso il basso, nel prossimo inspiro apro le braccia, extra ruoto, i palmi delle mani rivolti verso l'alto, inspiro porto le braccia oltre la testa e nell'espiro porto le mani al centro del petto. Io vi ringrazio per questa pratica insieme, mi auguro che siate riuscite a cogliere un po' tutto quello che vi ho raccontato.
di tutti i movimenti che abbiamo fatto, che siano riusciti in qualche modo a nutrirvi, perché il corpo tante volte ha bisogno di fare dei movimenti proprio come ha bisogno di mangiare. E magari noi non sempre abbiamo la possibilità o abbiamo l'intuito di cogliere cosa dobbiamo fare per il nostro corpo. Vi voglio anche ricordare che il vostro benessere è il benessere del vostro bambino, è per quello che abbiamo fatto questo mantra. Che anche la salute mentale vostra è molto importante per il vostro bimbo, perché questo a cascata produce ormoni che arrivano anche a lui. Anche quando non è nato, sente i vostri pensieri, vive le vostre emozioni e respira con voi. Io vi ringrazio e vi saluto con il saluto yogico Namaste.